quiz geografico, vince una palla di Mozart, il primo che dice su quale fiume stiamo passando adesso. Bravo, ha vinto una palla di Mozart. Vabbè, guardate che è bellissimo anche se c'è poca acqua. Scusate se intervengo di nuovo, non vi ho detto il nostro motto. Dopo due anni di Covid veramente mi sono perso. Ve lo dico, il nostro motto è in tre parole: rapidi, essenziali, solidali. Cari signori, quella che vedete, che adesso è una villa con piscina meravigliosa, questa era la sede del comando delle SS, cosiddetto Jurhaus, nonché, poi vi farò vedere la foto storica, nonché entrata della cava di granito. Questa zona qui, tutta piena di case, è stata costruita sulle ex baracche del campo di Gusen. Quindi questa per noi è tutta terra sacra. E le case che guardano il memorial, che vedremo adesso, alcune hanno le finestre che danno direttamente sul forno crematorio. Il forno crematorio si è conservato perché nei primi anni 60 l'Anner di Bologna, i comuni, una parte dei comuni della provincia di Bologna, l'Anne di Milano e l'Amical francese di Mauthausen hanno acquistato questo terreno. Sono stati accertati a Bologna, da Bologna, 100 detenuti dei 136 di Mauthausen, 100 detenuti bolognesi sono stati qua. Per cui capirete che per noi è particolarmente importante il campo di Gusen, perché è il vero campo dei bolognesi, con la parziale eccezione di Vittoriano Zaccherini di Imola, che è stato nel campo principale. Ah, è finito anche qua però. Finito anche qua. Ma tutti gli altri deportati bolognesi, quasi tutti, sono finiti qua. E qui ne sono morti 36. Dei 136 deportati bolognesi, che sono venuti in questo campo, sono morti accertati 90, ok? Un tasso di 2/3 paragonabile al campo di Auschwitz. Entrate, entrate, non abbiate paura. Quelli che vedete intorno a voi sono otto e nove infatti. Per la scala della morte che vedremo dopo, dai deportati con un basto di legno, una sorta di basto di assoma di asino, con la pietra sopra. Figurati che loro erano poco più di 35 kg, la pietra era pesante come loro.
Ti vedo là in fondo. Facciamo un gemellaggio rapido con la sezione di Savona, Verona e annessi. Allora leggiamo a conclusione poche righe tratte da una lettera che Iole Baroncini, la figlia di Adelchi, morta a Ravensbrück, in un trasporto a Ravensbrück, ha scritto alle sorelle. Noi, la famiglia Baroncini, conserva ancora le lettere originali. Tutte le notti mi sogno piatti di tagliatelle e maccheroni belli fumanti. E papà seduto a tavola che mangia tutto. Poveretto, chissà che fame farà anche lui, se la salute lo assiste. Sempre, sempre lo sogno. Quando finirà dunque questa maledetta guerra? Quando verrà quel giorno che ci ritroveremo tutti alla nostra tavola sgangherata? Onore ai caduti. Unserer Befreiungsfertigkeiten hier in Mauthausen geworden ist. Wir begrüßen die große Delegation der Annette Nationale, Vereinigung der ehemaligen politischen Deportierten des Nazilagers. Die anderen Bemühungen von der Delegation der Annette, Assoziation Nazionale der Ehe der Politici,